Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, appunto una bella ricettina. Siete stanchi di mangiare finocchi sempre magari nel solito modo, ovvero lessi oppure insalata? Bene, questa sarà una ricetta molto sfiziosa, ovvero faremo appunto i finocchi con taleggio e stracchino. Quindi ci occorrerà 400 g di finocchio, in questo caso come vedete io l'ho già cotto al vapore, poi 100 g di stracchino, 100 g di taleggio, 50 g di latte, un pizzico di pepe e poi il parmigiano su 30 g più o meno, poi insomma possiamo andare anche a occhio col parmigiano. Quindi iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. Una volta che avete cotto appunto a vapore i vostri finocchi, io li ho tagliati comunque diciamo a spicchietti, andiamo a mixare insieme tutti gli ingredienti, ovvero il taleggio, stracchino, latte e il pepe. Mettiamo quindi i nostri ingredienti in un frullatore. Io in questo caso utilizzerò il Bimby. Tra parentesi, la ricetta è una ricetta Bimby. E andrò a frullare il tutto per, nel caso del Bimby, 10 secondi a velocità 5. Voi fate come il frullatore fino ad ottenere una crema. Una volta ottenuta la vostra crema, mettete dei finocchi in una pirofila abbastanza piccolina perché non è una grandissima quantità e sopra andate a versare il vostro composto e poi spolveriamo con del parmigiano reggiano. Poi andiamo in forno ovviamente preriscaldato a 200 gradi per 10-15 minuti circa. Ci vediamo a piatto sfornato. Ecco qua i nostri finocchi appena sfornati, vi consiglio di lasciarli riposare magari 10 minuti prima di servirli in modo che riuscirete comunque sia a prendere bene anche tutta la cremina. Niente, spero che questa ricetta sfiziosa vi sia piaciuta, io vi mando un bacione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!